cercherò di mostrarvi nel modo più semplice e breve possibile come poter usufruire dei vecchi giochi anni 90 o anche precedenti nel 2023 in modo gratuito o spendendo veramente poco, comunque senza avvalersi di un retro PC con sistema DOS o Windows 95, 98 installati, quindi chi per motivi di spazio o semplicemente chi non ha voglia di mettersi a ricostruirsi una retro build del periodo, chi non ha magari la stessa passione che ha il sottoscritto, quindi sconsiglio di fare in questo modo se non per comodità, perché io faccio e in un modo e nell'altro. Può avvalersi o delle più recenti piattaforme per gaming, tipo nel nostro caso vedremo GOG, o può scaricare un emulatore come DOSBox, o altrimenti, grazie alla segnalazione dell'iscritto MD il microcanale, può scaricare titoli già emulati nei siti abandonware, che sono siti completamente legali e sicuri, ripeto, legali e sicuri, non parliamo di torrent, non parliamo di stronzate, stiamo dove dobbiamo stare, nella sicurezza e nella legalità, e fruire in modo completamente gratuito, magari tribolando un po', ma una volta ottenuti i risultati con massima soddisfazione dei nostri vecchi e cari titoli. E dunque, partiamo con GOG. Vi recate innanzitutto nella home page del sito gog.com, cosa molto semplice. Se non avete un account ne create uno. Una volta creato l'account, io ce l'ho già, potete loggarvi da qua, o altrimenti io la cosa che vi consiglio è scaricare GOG Galaxy 2.0, che è il client gestionale, nel mio caso è già scaricato e installato. Andate a fare il download che vi salverà il file di installazione nella cartella. Una volta salvato, doppio clic sul file di installazione e otterrete un collegamento sul desktop che io adesso ho messo dentro la cartella programmi, vedete, che è questo, Go Galaxy, il client Go Galaxy. Andate a lanciarlo. Al primo lancio vi chiederà le vostre credenziali, le stesse che avete creato nell'account attraverso il browser. Una volta inserite le vostre credenziali, arriverete alla vostra piattaforma. Voi in giochi posseduti avrete 0 titoli, io ne ho un po', e in giochi installati idem 0 titoli. Perché? Perché se volete un titolo dovete andare nel negozio. Nel negozio ovviamente in anteprima ci sono i titoli più recenti, quelli che a noi in questo caso non interessi. Io vi consiglio di andare in All Games, tutti i giochi, e in questa sezione prima ovviamente da impostazioni settate la lingua in italiano, andate in generale lingua, scegliete italiano, così avete l'interfaccia in italiano, e da All Games voi potete fare una ricerca per range di prezzo da 0 a 122 euro, da 0 a 6 euro, quel che ne avete voglia, stato di release, quindi nuovi arrivi, quelli che stanno, che sono in procinto di essere rilasciati sul mercato, genere, eccetera, eccetera, eccetera. La cosa che a noi interessa di più è la data di realizzo, per esempio release date. Potete crearvi un range per dire dal 1980, no, però dal 1990 al 2000. Quindi qua andremo a vedere tutti i titoli che sono presenti nello store di GOG, in questo range di data, quindi in questo decennio, dal 90 al 2000. Come vedete, diversi tipi di Diablo sono già in library, vuol dire che l'ho già acquistato, costa 10 euro Diablo, sono un po' aumentati. Qui abbiamo Riven per esempio a 4,19 euro, ma prendiamo un titolo che possa interessarci, tipo Doom,
costa 4,99 euro. Prendiamo per esempio Syndicate della Bullfrog, che avete imparato a conoscere, e qui siamo a 5,99 euro, sono 6 euro, come vedete è poco più di un pacchetto di sigarette. Lo mettete nel carrello e una volta inserito nel carrello andate a pagarlo, si può pagare anche con PayPal, quindi le transazioni sono completamente sicure. Adesso ce l'ho già in libreria, quindi non lo vado sicuramente a ricomprare, anzi per sicurezza andiamo a vedete, non me lo lascia neanche comprare, non è scemo GOG perché sa che ce l'ho già. E se andiamo in installat, così come ho anche Doom, che magari è quello che vi voglio far vedere, Doom sempre 1993, vedete è già in libreria, stesso procedimento, carrello, acquisto con PayPal, la carta di credito, insomma il metodo di pagamento che preferite, io utilizzo PayPal. E quindi ve lo trovate già in giochi posseduti, una volta acquistato ve lo trovate in giochi posseduti, vedete? Eccolo qua, lo andiamo ad installare. Una volta che lo abbiamo in giochi posseduti andremo ad installarlo ci fa scegliere la lingua. In questo caso abbiamo disponibile l'italiano e la prendiamo, ci dà la directory di installazione che possiamo cambiare a seconda dello spazio che abbiamo a disposizione. Qui stiamo parlando di un titolo che pesa 300 MB, quindi andiamo ad installarlo. Verrà lanciato il download dal server di GOG. Ora speriamo di fare alla svelta. Nel frattempo che il titolo viene scaricato, potevo sceglierne, scemo io, uno più leggero. La linea purtroppo è quella che è. Stiamo scaricando 3,5 MB al secondo. Dovrebbe essere anche forse un po' più veloce. Nel frattempo riduciamo icona e proseguiamo nella nostra ricerca. GOG l'abbiamo visto, in descrizione se ne ho voglia vi metto i link, ma basta che andiate su Google e facciate questa operazione. Download, cercate download GOG Galaxy. Anche la versione per Linux con Galaxy 2, e lui come primo risultato di ricerca vi manda subito alla pagina dove potete avviare il download. Una volta scaricato potete creare l'account direttamente dall'app senza passare per il sito. Per invece DOSBox, che è già installato, voi intanto cominciamo a chiudere qualche finestra. Cercate download DOSBox, vi manda questa pagina di DOSBox, potete fare una donazione se volete. Nel frattempo Doom è installato, schiacciate su Download Now, verrà scaricato il file che vi andrete a mostrare nella cartella. Doppio clic, inizia la procedura di installazione molto semplice e banale. Una volta terminata la procedura di installazione avrete questo collegamento sul vostro desktop per lanciare l'emulatore. Detto questo, ritorniamo invece a GOG perché ha installato Doom. Se andiamo in giochi installati, come vedete, ora abbiamo anche Doom e adesso non ci rimane altro che lanciare il gioco.
Perfetto, abbiamo Doom, avete visto, questo non è un video dove facciamo vedere le demo del titolo, ma è un video invece un tutorial per insegnare a chi già non lo sapesse come giocare ai titoli cosiddetti vintage e ai retrotitoli con un hardware recente. Come ho detto, se non volete spendere dei soldi, vi installate il DOSBox e una volta installato, prima di lanciarlo, vi create una directory per dire sull'unità C, create una nuova cartella, la chiamate giochi. Nei vari siti abandonware potete trovare per esempio su questo gamesnostalgia.com/it segnalato da MD il micro canale, addirittura ci sono titoli già pronti senza bisogno dell'emulatore, quindi basta lanciarli con l'eseguibile. Qui potete ricercarli per tipo di piattaforma, per genere eccetera. Segnatevi quindi gamesnostalgia.com/it/ date invio e vi ritrovate in questa pagina, altrimenti cercate giochi abandonware e c'è giochiabandonware.com, altra piattaforma sicura e perfettamente legale dove possiamo trovare dei titoli, per fare anche la ricerca tipo Doom. E abbiamo tutti i vari titoli. Voi Doom 2, Doom, quello che abbiamo pagato 5 euro, non lo volete pagare, andate qua, lo scaricate dal link di download, quindi vi fa vedere le descrizioni. Qui addirittura sono fatti veramente bene questi siti, perché meriterebbero anche delle donazioni, perché ci consentono in modo legale e sicuro di giocare questi vecchi titoli. Ci sono addirittura i Master Levels, tutto ciò che è stato abbandonato. Non volete il rompimento di palle di installare l'emulatore, andarlo a configurare, caricarlo come adesso vi farò vedere. Andate, fate conto, se siete fumatori, di spendere un pacchetto di sigarette andate su GOG piuttosto che Steam, Origin, eccetera. Io ho fatto vedere GOG, perché è quella che è un po' abbonda un po' più di titoli, dall'app che una volta lanciata viene ridotta icona. Se volete sempre in All Games cercare un titolo particolare, per esempio Quake, senza star lì a fare la ricerca, digitate Quake nella barra di ricerca e vi saltano fuori tutti, vedete, io li ho tutti. E una volta acquistati vi finisce, ripeto, in giochi posseduti, e dopodiché, una volta installato, cliccandoci sopra, vi finisce in giochi installati. Io ora ho il primo Tomb Raider, ho Populous, ho Doom. Quando voglio farvi vedere questi titoli catturando da schermo, con un software di cattura tipo OBS o l'integrato di GeForce Experience, vado a catturare le fasi che mi interessano, poi dopo vi posso creare un video. Non è real hardware, ripeto, però i video vengono sicuramente di migliore qualità. Ritorniamo ai nostri abandonware, tipo se noi scaricassimo Doom, abbiamo già creato la directory, io adesso nella mia chiavetta ho i vari titoli già dentro la directory games scaricati. Ho già Doom, faccio copia, me lo vado a portare in C:// Games, o potete chiamarla anche Pippo o Giochi DOS, io vi consiglio di chiamarla Games perché adesso vedremo come fare a montare l'immagine. Abbiamo la directory Doom con dentro tutti i file del gioco, i vecchi file DOS. Questo come emulatore lo preferisco ancora a GOG perché è molto più fedele. Dopodiché andiamo con doppio clic a lanciare DOSBox, si aprirà questa finestra con l'interfaccia, lui si è caricato l'ambiente emulato DOS,
Adesso dobbiamo montare la nostra cartella contenente il gioco Doom o il gioco Pinco Pallino, per dire che avete scaricato. E i comandi sono questi: potrei allargare la finestra, ma preferisco fare così. Con Alt più invio potete mettere a schermo intero. Comunque, voi digitate Mount, Mount, spazio C, spazio C, due punti, slash games. A questo punto vi dice che il drive C è stato caricato e con lui la directory giochi. Quindi andando in C, due punti, questo è vecchio DOS, facendo dir, il comando che vi consente di, non siete obbligati, di visualizzare il contenuto della directory, vedete che c'è Doom. Quindi per entrare nella directory Doom, cd Doom, e siamo dentro la directory. A questo punto lo lanciamo col comando, vi faccio vedere perché, dir slash w, vedete, questi sono i file contenuti nella directory, i file di gioco, c'è cioè il file di setup, i file di configurazione, c'è anche l'eseguibile doom.exe. Da DOSBox e tornare al nostro desktop. Io spero che voi nella registrazione sia comparso il video, perché a schermo intero non so se si vede. Spero di sì, lo saprò quando vado a vedere il video. In questo momento, mentre sto registrando e andando a braccio come mio solito, non lo so. Comunque vi garantisco che Doom si vedeva benissimo e ci si giocava perfettamente. Quindi io credo che possa bastare. Giochi abandonware.com, la home page, gamenostalgia.com/it, segnalato da MD, il microcanale dove non avete bisogno di tutta la menata di DOSBox. Non so se qua abbiamo Doom, vediamo. Sì, ce l'abbiamo. Genere spara tutto. Qui dovrebbe essere possibile scaricarlo e lanciarlo direttamente col comando Doom dalla directory. Non ho ancora provato, quindi per non rischiare di vedi tutti i downloads. Download per PC, download per Mac, c'è anche la versione per Mac, download per PC, scarica il file, qui è un file compresso, qua anche qua chiedono, clicca qui per confermare, sta scaricandolo. Una volta scaricata la directory, estraiamo i file doom.win e vediamo se con questo file batch ce lo fa partire. Penso proprio di sì, non c'è bisogno di installare neanche il DOSBox. Visto che nel video Doom si vede in finestra, vi faccio vedere che su questo monitor 24 pollici Full HD
sia con il metodo di DOSBox, ma soprattutto con il metodo con l'emulatore già incorporato di MDI microcanale, come vedete. L'effetto è questo. Cioè voi lo vedete, cioè io lo vedevo così mentre lo registravo in finestra come avete appena visto. Quindi grazie ancora Mitico MD microcanale che in questo modo con la segnalazione di questo sito Games Nostalgia vi consente di giocare gratis e senza nemmeno lo sbattimento di balle di dover. Guardate la qualità delle riprese perché questo proprio non c'entra un cazzo con lo scopo di questo video. Qui si gioca gratis a Doom e tanti tanti altri titoli. Sto guardando. Mentre sto completando l'editing del video, sto guardando il sito gamesnostalgia.com/it, poi metterò in descrizione tutto quanto. È veramente tanta roba, ragazzi, tanta roba. Di nuovo, buon divertimento e buona prosecuzione del video. Ottima la rete di AMD il microcanale, non l'avevo ancora testato, funziona alla perfezione. Funziona alla perfezione, non avete tutta la menata di montare DOSBox o quel cavolo che volete. Veramente eccezionale, veramente eccezionale. Occhio quando scaricate di non scaricare software gratuito, cioè software shareware. Procedete bene sui link perché altrimenti vi scarica del software in prova. Ovviamente di qualcosa devono campare questi, non è che sono lì cioè a sbattersi il cazzo, scusate il termine, a fare sto mega lavoro per l'aria che tira. Cioè, nessuno regala niente e quindi ogni tanto qualcuno magari vede, c'è un sacco di pubblicità che compare, giustamente io dico, però voi vi giocate Doom gratis, Doom per dire Halo, Quake 2, ci sono tutti, quindi io spero che questo video sia venuto bene innanzitutto, spero che vi possa essere utile soprattutto, ringrazio MD il microcanale che mi ha dato lo spunto, quindi vi invito per questo video a lasciare un mi piace a me e andarvi a iscriversi, tanto che vi iscrivete magari se capitate qua per caso al mio canale, ad andarvi anche a iscrivere al canale di MD il microcanale che metto in descrizione e quindi vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon divertimento. Bye bye e ci vediamo la prossima volta con dell'hardware.